The Show. The Show presenta gli Oscar di The Show. Siamo arrivati alla fine di gennaio, purtroppo, perché noi eravamo in vacanza a non fare nulla, a grattarci. Ma ragazzi, fortunatamente per voi no, perché il primo febbraio ricominciano i video e quei video li abbiamo girati, montati, prodotti, fatti a gennaio, cioè in questi giorni. Per ora non è il momento di parlare di quello che succederà dal primo febbraio, ma è ora di parlare degli Oscar di The Show. E infatti partiamo con le nuove tre categorie. Tre candidati all'Oscar per la miglior performance individuale sono... Beh, io la rifarei con un po' più di brio. Ho visto tutto più allegato. No, fermati che c'è il fuoco. Rifacciamolo dall'inizio. Va bene. Bello, con un sorriso. I tre videocandidati all'Oscar per la migliore interpretazione individuale sono... Tre candidati, non i tre videocandidati. Non è quello il problema. Il problema è la tua interpretazione. Nell'episodio precedente... Di interpretazione magistrale. Questa simpatica battuta sulle capacità recitative di Arianna si è rivelata però una pessima idea. Ma andiamo avanti con la tua performance da Oscar, Luca. Beh, ho capito. 3, 2, 1. I tre candidati all'Oscar. Ma non ho capito perché fai poi questo gesto alla Michael Jordan, che alza la testa. Non è un il tiro decisivo, cioè. Vai. State. I tre candidati all'Oscar per la miglior performance individuale sono Jaser in fingersi la stessa persona per mangiare gratis all'All You Can Eat. La pettorina gialla non ha funzionato? La pettorina gialla non ha funzionato. Un indecifrabile messaggio in codice che voleva dire due cose. Tutto procedeva secondo i piani ed era arrivato il momento dello scambio. Jaser in vivere 4 giorni senza cibo. Ok. Jaser in vivere 4 giorni mangiando solo rifiuti. Volevo sapere se per caso avete qualche prodotto scaduto da poco, difettoso, che quindi dovete buttare via. Non so se siete parte di un'associazione. No, sono da solo. Mi servirebbe un foglio. Ok. Che l'attività si fa responsabile dei prodotti che escono al di fuori di questo negozio. Perché essendo già scaduti, devi garantire che qualcuno non sta male. E Jaser in... E Jaser in videochiamata con Obama. Per questa sfida a me serve il tuo aiuto. Devo semplicemente fare una videochiamata con Obama. Ehi, scusa, io in che modo potrei intervenire? In realtà pensavo fossi amici. No, l'ho visto una volta ed è pure scoppiata la merda gigante perché ho detto che l'ho visto e ho chiesto una foto e mi ha detto di no. Ops. And the Oscar goes to... Oh, Michael Jordan. Stop it. Get some help. Qual è che era? Ok. And the Oscar goes to fingersi la stessa persona per mangiare gratis allo You Can Eat. Bravo Jaser. Alessio era dentro. Il primo scambio era avvenuto con successo. Siamo addirittura d'arrivo. L'ultimo sorsino d'acqua. Mi sembra di aver mangiato per 4 persone. Non avevo mangiato per 4, ma avevamo mangiato in 4. Era il momento della verità. Bisognava solo andare a pagare. Ciao. Sono 14,90. Ok. Buon lavoro. 14,90. Il prezzo di un menù più un'acqua più una Coca-Cola. A questo punto, per completare la missione, mi bastava uscire dal locale. I tre video candidati agli Oscar per migliori effetti speciali sono: rimorchiare con una macchina di lusso. No, sono fidanzata. Posso dirlo però? Certo. No, quindi. Stai qui, prova a convincermi. Nemmeno se ti faccio fare un giro in macchina? Beh, ho visto su YouTube che quando una ragazza ti dice di no, se poi fai vedere che è una bella macchina, funziona. Ma che con questa non pago neanche la ZTL? Porca miseria. Scusami. Ciao. Infiltrarsi in un matrimonio al sud. Sono sciampato, mamma mia. Un coccolo. Scusa. Scusami, perdonami. Hai un insetto nei capelli. Un insetto nei capelli, Qua. Che schifo! Aronda, che schifo! Sì, veramente. Ma non è così schifosa, And the Oscar goes to...
Devi dire hai un insetto nei capelli perché è lo sponsor degli Oscar di The Show. Comprateli perché sennò l'anno prossimo non ci saranno gli Oscar. Hai un insetto nei capelli. Insetti per scherzi. Ah, un insetto! Ah, un insetto! Ah, un insetto! Ah, l'ha mangiato! Ah, ma dai, ma lo scherzo di nessuno dell'insetto! Ah, comprateli per fare scherzi ai vostri amici e parenti mangiando di fronte a loro dei veri insetti! Mi mangio qui sotto! Ah! Ah! Hai un insetto sul cappello. È vero? Sì. Oddio mio. Grazie. Prego. Ma cos'è sta roba? Mi sembra una cavalletta. Pazzesco. Cosa, la... Buttala via. Ma mi spiace buttare. Cioè, non potrei morire. No, non lo fare mai. Davvero. Non si spreca il cibo. È amara, ma sto cappello non lo lavavi da un po'? E infine i tre candidati all'Oscar per la peggior performance maschile sono Luis in Luis fa piangere le sue fan. Stiamo parlando, scusa. 2017. Stiamo avendo una conversazione. Stiamo parlando, stiamo provando ad avere una conversazione io e lui. Luca in convincere una persona a fare qualsiasi cosa. Scusa, posso sapere perché stai filmando il bar? Cosa? Perché stai facendo le foto? Risentiamo cosa ha detto Luca prima di entrare nel bar. Io so fare tutto, ma poi questa è una cosa facile. No, ma per sicurezza, risentiamolo. Io so fare tutto, ma poi questa è una cosa facile. Cosa? Perché stai facendo le foto? Nada, purtroppo il rassicurante Luca si è fatto sgamare. Bar degli amici è saltato. No, lui. O forse no. Ma perché? È perché è un personaggio... conosciuto, non lo riconosce. Come non lo riconosce? No. Sì, lavoro sul web, signora, sono una star del web. Non posso capire perché. Andrea, in qual è il mezzo più veloce per attraversare Milano? Secondo me quello messo meglio è Oyaki o forse Andrea con la moto. Chissà dove sono però. Boh, proviamo a leggere qualche cartello di qualche via. La moto invece ci demolisce. Boh, chissà dove sono. Dov'è che siamo noi? Però la moto è molto meno sicura, a parer mio, che comunque è molto meno flessibile. Centro, ma io non devo andare in centro, perché secondo me sono molto in ritardo sulla tabella di marcia, molto in ritardo. La moto dove si è persa la moto? Devo già essere in via Edolo, invece... And the Oscar goes to... Luis in fa piangere le sue fan. In Luis fa piangere. In Luis. No, in the Oscar goes to Luis. In Luis fa piangere le sue fan. Sì, troppi Luis. Scusate, potete allontanarvi perché mi sento che state ascoltando la nostra. No, ho scosso la testa. No. Così fai ancora più lontana e mi state rompendo i c***i. Dai, così la chiudiamo. Vai. Ragazze, dillo, dai, va! Era uno scherzo! No, non sei rimasto! Lo stai piangendo? Sì! No. Qui sei una merda! No, ma ti giuro! Stiamo scherzando! No, giuro, scusa! Ma tu stai scusa, piangendo? No! Ma io no! Perché poi hai iniziato con... No, stai piangendo anche te! No, ma ragazzi, cosa mi avete fatto fare? Sei un mostro! Questo era l'ultimo video della serie Il Meglio del 2020. Io mi sto ancora chiedendo come si fa a mettere Meglio 2020 nello stesso titolo. È stato un anno difficile per tutti. È il meglio del peggio. Il meglio ha messo a dura prova il nostro lavoro, ma ha messo a dura prova... tutto. Tutta l'Italia, tutto il mondo mi viene da dire. Però dai ragazzi, noi siamo super contenti di aver mai mancato una pubblicazione in questo 2020. Ci siamo dovuti reinventare completamente, fare cose nuove, video vlog, gli scherzi in videochiamata, The Showland, insomma tutto questo fatto esclusivamente solo per voi. No, non è vero, anche per noi. Cioè, è stata una sfida per tutti. Però, insomma, spero abbiate apprezzato questo sforzo. Potevamo benissimo, insomma, rallentare, ma non l'abbiamo fatto. No. Perché l'intrattenimento non va fermato. Soprattutto in un momento difficile. Bisogna ridere, bisogna divertirsi, bisogna divagare terribilmente. Invece mi taccio, vi chiedo di iscrivervi e vi ricordo che finalmente, dal 1 febbraio, che è lunedì, si torna con le nuove produzioni. Finalmente potete smettere di scrivere quando arrivano i nuovi video. Se lo scrivete, è strano perché diciamo in tutti i video il 1 febbraio. Però, si sa mai. Meglio specificare. Esatto. A lunedì!